Le telecamere di RTM a Castel di Lama, dove è stato costruito un marciapiede che probabilmente è inutile, altri lavori effettuati che hanno poco senso. Invece, con le nostre telecamere, ci vogliamo spostare a Castel di Lama, dove nei pressi del comune è stato costruito un marciapiede, ma a quanto pare non serve davvero a nulla. Altri poi lavori che sono stati effettuati e che non riescono proprio a trovare un senso. Allora, sul posto, come sempre, per occuparsi della situazione ci sono Bernardino Comandini e Gino Renato Fratini. Allora, vediamo la prima parte di questo servizio. Telecamere di RTM oggi sono tornate a Castel di Lama. Ci troviamo vicino al comune, proprio esattamente alla nostra sinistra. Gino vi fa vedere con la telecamera il comune di Castel di Lama. Oramai abbiamo fatto diversi servizi e oggi siamo tornati e vi stiamo facendo vedere un lavoro che non hanno ancora finito, hanno appena smantellato il cantiere, hanno rifatto un marciapiedi proprio adiacente al comune su un pezzo di strada, oserei dire poco frequentato, perché qui veramente ci passa pochissima gente e soprattutto non ci passa gente a piedi, perché non è un posto abitato. Abbiamo le case alla nostra destra che hanno un accesso spostato rispetto al marciapiedi, quindi il marciapiedi per le case abitate non ha senso di esistere, che questo marciapiedi, se è stato fatto, è perché la gente si deve camminare sopra. Ma qui, anche oggi che è domenica, non cammina nessuno, non ci passa nessuno. Quindi non vediamo l'utilità di questa spesa. Questi sono soldi che secondo noi sono spesi male, perché potevamo investire in altri lavori, magari più urgenti, più utili per la comunità. Poi vi faremo vedere fra qualche minuto dove secondo noi si potevano spendere questi soldi, perché a conti fatti io credo che un lavoro del genere possa costare 40.000 euro, 30-40.000 euro, 40.000 euro più o meno. Per fare che cosa? Utilità zero, che qui, ripeto, non passa nessuno. Poi l'assurdo che volevo far notare è questo, che la telecamera adesso ci spostiamo e vi facciamo vedere il classico lavoro fatto all'italiana, da uno che fa questo lavoro e non gliene può fregare di meno di quello che fa, perché altrimenti si fa una domanda, perché nel terzo mondo queste cose non succedono. Adesso vi facciamo vedere che cosa hanno fatto. Bene, adesso vi sto facendo vedere, lo sto toccando con le mani, che cosa hanno fatto questi signori. Questo è un filmato da mandare a Striscia la Notizia. Se noi facciamo un marciapiede nuovo di zecca, no? E abbiamo un palo della luce vecchio come il nonno. Bene, ma qui facciamo la domanda, ma prima di far passare il marciapiede intorno al palo, spostiamo il palo. O lo mettiamo alla sinistra o lo mettiamo alla destra. Io dico, hanno fatto il pozzetto qui dove ho i piedi io. Questo è il pozzetto del lampione. Scusatemi, ma questo lampione non lo potevamo mettere qui? Non lo potevamo attaccare a quest'altro palo? Lo mettevamo un metro più avanti? No, abbiamo lasciato il palo in mezzo al marciapiedi. Così ne sta, né a destra né a sinistra, al centro del marciapiedi. Guardate qua. Punto a caso dovremmo smantellare questo palo della luce. Una macchina gli va addosso, un furgone gli va addosso. Dobbiamo sfasciare di nuovo il marciapiedi. Se dovremmo togliere fra qualche po' di tempo, perché questo palo è marcio, dovremmo toglierlo, dobbiamo sfasciare di nuovo
il marciapiede, quindi rifarlo da capo, rispendere altri soldi. Ma prima di fare sto marciapiede, no? Anche all'operaio che è arrivato qui, no? Che ha messo il pozzetto qui, guardate qua. Il pozzetto qui, no? Scusatemi, ma il palo della luce lo spostiamo, no? Era una cosa troppo ovvia questa, spostare il palo della luce. No, gli abbiamo fatto i marciapiedi intorno. Altra cosa, questo dovrebbe essere uno scivolo per una carrozzina per un disabile. Cioè, io penso che qui nemmeno con la Jeep ci puoi passare. Secondo voi è possibile scendere con una carrozzina di un disabile con una pendenza così alta, con un... io penso che saranno 40 cm di pendenza? Come fa una carrozzina? Io sfido chiunque con una carrozzina a passare qui. Guardate, qui c'è il dente addirittura del marciapiedi, guardate. Come fa una carrozzina ad arrivare qui? Si ammazza, perché arriva qui con le ruote e casca a faccia avanti. Guardate qua, guardate che hanno fatto. Ditemi secondo voi se questo è un lavoro che si può chiamare fatto a regola d'arte nel 2018, perché siamo nel 2018. Nemmeno ai tempi della guerra si facevano certi lavori, guardate. Guardate che lavoro che hanno fatto. Senza farvi vedere quello che hanno fatto dietro. Perché hanno buttato, prima con la telecamera abbiamo inquadrato, materiale di risulta che non si può buttare, come mattonelle, come mattoni e roba refrattaria, che non si può buttare per terra, si deve smaltire. E invece l'hanno buttata qui in mezzo. Come le mattonelle, i calcinacci, guardate qui, pezzi di mattoni. No? Questa cosa non si può fare, loro l'hanno fatta. Perché un privato non lo può fare e loro sì? Questa è un'altra domanda che ci facciamo noi. Però chi guarda il filmato si fa la domanda come ce la siamo fatta noi. Cioè chi può e chi non può. Qui loro possono. Torno a ripetermi la domanda, perché più ci penso e più mi faccio la domanda io. A cosa serve sto marciapiedi? Questa domanda me la faccio io, se la faranno anche i cittadini, no? Questi sono soldi del contribuente, di quelli che paga le tasse, come me, perché io abito a Casteldilano, ma pago le tasse. Però vorrei che i miei soldi, che io mi vado a guadagnare dalla mattina alla sera, non venissero buttati in questa stronzata, perché questa qui è una stronzata, qui non ci passa nessuno. Ci passeranno 1000 persone all'anno, ma prima ci passavano lo stesso, perché c'era la breccia e la gente ci passava lo stesso. Invece hanno fatto questo per buttare i soldi. E io non vorrei che fosse una manovra, come diciamo adesso negli ultimi filmati che stiamo facendo, che guarda caso i lavori si fanno in campagna elettorale. Fra un po' si è già cominciata la campagna elettorale, il sindaco, il vice sindaco, il prefetto, chiunque esso sia, perché questo è un comune ormai allo sbando totale, qui non si sa chi governa e chi comanda, non si sa, ognuno fa quello che vuole, però si sono inventati questa cosa qui, guardate qua, in 15 giorni hanno fatto questo, di solito ci mettono 15 anni, in 15 giorni hanno fatto questo, cotta e mangiata. Così hanno fatto questa cosa, per far vedere che sono bravi, che hanno fatto i lavori. Poi vi facciamo vedere fra qualche minuto dove veramente i lavori servono, che la gente va a sbattere con la macchina, a casa col motorino e dei ragazzi sono morti, purtroppo sono morti, i lavori non si fanno. Ma io dico, questi soldi che avete speso qui, no? Li potevate spendere lì, avreste fatto un bel lavoro e avreste fatto un servizio pubblico, perché quello è un servizio pubblico, no questo. Questo è sprecare i soldi pubblici, i soldi della gente. Per il momento ci spostiamo dall'altra parte per farvi vedere quello che vi stavo dicendo poco fa.